Gratis. Dunque, qui giace la sede del marchese di Belluno. Ma no, signore. Ma sta lì dentro, capite che hanno messo una croce. Sto facendo la croce per marcare il posto dove si trovava una volta il patibolo. Cioè, voglio riuscire a seccio. Dunque, ecco qua. Guardate la croce. Passava la sedia. Cerchiamo. Era bellissima. Cerchiamo di ricostruire da poco fatta. Carlone, rammano un momento. Dove si trovava al momento della sparizione? Carlone, arriva la cosa in mezzo. Mi raccomando, un momento, mi raccomando, badate a come parlate, perché qualunque cosa voi dite sarà usata contro di voi in tribunale, eh? Sì. Mi trovate qua per la sparizione. Quanto tempo tengo per rispondere? Un secondo. Insistete qua, faceva rubate, ci abbiate partito. Ah, quindi non stavate qua, non è chiaro che se l'hanno rubato. No. Ieri sera ho chiuso il negozio come faccio tutte sì. Le sere. Allora, stivo pure tu, abbiamo chiuso insieme. Sì, la fede stava qua, l'ho visto. Lui l'ha salutata pure, chi lui la salutava sempre. La salutava sempre. Poi aveva un ottimo rapporto con la sedia. Ma sentiamo dalla viva voce di un abitué del locale, un cliente scelto a caso. Il cliente. Ditemi, ma voi eravate qua quando è scomparsa la sedia? No. Ma era comoda? Non mi posso lamentare. Ma avete qualche volta avete pigliato la scossa? Non mi posso lamentare. Ma voi è dispiaciuto che è scomparsa la sedia? Non mi posso lamentare. E perché? È perché sta là, oh padrone, allora dite, era ma come affezionato pure lui alla sedia, dice, è vero che era affezionato. Non era affezionato, assai. Come risolviamo che sta facendo? L'ha accattata la seggia no? No, che volete contare? Come caso soldi non se ne vedono, come si fa? Ma poi voi non sapete il valore affettivo che avevo quella sedia. Era un pezzo d'antiquariato. Insomma, come se sì. Voi permettete, mentre continuate a intervistare, a fare un servizio. No, non mi abbandono, in dare un momento che si 5 minuti e vengo. Tu voglio bene, vieni a presto. Una cosa veloce. No, la domanda in tuo quartiere si l'hanno di. È questo che vado a fare. Da una cosa usciamo ad un'altra, ma l'esecuzione non le fate più. Quale? Dobbiamo licenziarlo. Ma voi insistete tu, patrate, c'è elettrica. Ma mi pare un momento di pazzia, scusate. Sentite, io vi volevo far vedere la fotografia della sedia, potremmo fare. E che sa, ma chi l'ha vista? Che se hanno visto, mica chi l'ha vista. Ma mettiamo pure un coppa cosa rullata. No, per carità, andiamo al sodo, cerchiamo di ricostruire un poco tutte le cose che hanno portato a questa sparizione. E qui vi posso dire, se è risparsa la voce, che era una sedia molto importante. Ah, quindi si sapeva in giro? Sì. Hanno messo l'occhio in quella e se l'hanno pigliato. Hanno messo l'occhio in quella, hanno distruttato, hanno messo l'occhio in quella. Hanno sicciato la seggia. Ma hanno sicciato. Quindi era una seggia sicciata. Una seggia sicciata. Scusate, un telefono. Pronto? 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 Ma chi è? Un lupo e cappuccetto rosso. Siete voi il barbiere? Sì. Voi cercate una sedia, vero? Ce l'abbiamo noi. Ah. Vi interessa? L'avete fatta male, no? Portate sta bene, la sedia, come sta la sedia? Sta dove deve stare, sta, non abbiamo fatto niente. Voi portateci 20.000 lire e la sedia sarà vostra. 20.000 lire? Ma io ve ne porto 30. Resta fatta per 30.000. 30.000, no? No, Sei sciupata? Non vi preoccupate, sta meglio di prima, portateci le 30.000 lire più le spese di trasporto, 3 milioni e la sedia sarà vostra. Oh, 3 milioni? 3 milioni per trasporto? Ma io avrei pigli 3 milioni, ma scusate, 30.000 lire per la sedia e 3 milioni per trasporto. Sì signore, d'accordo? No, che d'accordo, vi prego. Voglio evitare sta sedia, chi non è d'accordo? Anche questa volta la notizia ha fatto centro, abbiamo assistito in diretta ad una estorsione. 3 milioni per portare una sedia. 3 milioni. 3 milioni. E 30.000 lire per la sedia, ma è un'offesa alla sedia, ma come si può fare? Beh, avete rifiutato questa cosa. Ma io ero il pigli 3 milioni, come si fa? Ma Leonardo sta in un nove a Leonardo. Sentite, dottor Bianco. Aiutatemi, facciamo qualcosa per te. Facciamo così, adesso voi fate un appello perché può darsi che i rapitori si possono trovare dall'altro lato, stanno a la televisione, voi fate un appello, yeah. Lo faccio di carta, come faccio? Che cosa? Un cappello, come? Non capite una cosa per un'altra, un appello, rivolgetevi direttamente ai rapitori. A dove stanno? Io al mio 3, 1, 2, 3, via. Stanno là i rapitori? Sì. Non signore, no. Volevo dire che il padre ma è un valore affettivo, io ci tenevo tanto, ma 3 milioni non li tengo, facetemi sparagnare. Leonardo, Riccello pure tu, stanno là i rapitori. Ma è stato lo stato, ma che ha fatto 3 milioni? Ma ha cattato un magazzino, un telefono.